Vuoi fare il barista? Barista! Sì, sei capace di fare il coniglio? Oh. Io quest'anno a Natale faccio una cucina Walt Disneyana. Cioè se poco untas. Ah, sì, guarda, guarda. Guarda. Ci credo. Ci credo. Capisci? La Giovanna. Cosa ha fatto, Federica? Cosa? Ragguagliami, 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 ragguagliami. Un mitra, te lo piazzi così davanti, ti spari 700 colpi. Oh. Non si sa mai, qualcuno può andare a vuoto. Ma devo stirare. Allora te, allora stavo dicendo che la mia nipote si sposa. Si sposa? No, aspetta. Che cosa? Casi, io capisco più niente neanche. Aspetta. Aspetta. In questo mese? No, la scadenza è il 12 di gennaio. Ah, oh, Capricorno. No, un bambino. Ma è Capricorno, è un bambino. È un bambino. Non capisce niente. Oh. Piuttosto. C'hai su già il colletto per decapitarti, che bello. Ma che profumo c'hai su? Biancaneve e sette nani. Ma sa che cucciolo, fate la cacca d'otto. Ma no. Ma si respira. Vabbè, almeno uno. Se erano tutti e sette non ti riuscivi. Sono andato a Roma con la... Ma sto parlando della mia nipote. Cosa la fa? Cosa fa? A proposito. Cosa fa? Senti, Međugorje. Senti. Senti, se eri una contadina seminavi senza problemi. Te. Ci mancano i soldi. Eh? Il grano. Cos'è, Federica? I mancamenti. Oh, si vede il po'. Visto, c'è anche uno che sta cagando sotto. Oh. Senti, ti stavo dicendo questo. Te, quando è che hai perso la tua verginità? Ma chi si ricorda dove metto la roba? Ma non è quella! Devo ancora fare il cambio degli armadi! Ma non è quella! Io ho 17 anni! Hai fatto la strada per vedere se la trovo? Ma no! 17 anni sono andato col mio uomo, col mio ragazzo! Come si chiama? Ma chi ne so! Quando giuro non chiedo con cui lo faccio! Ma pensa a te, ma non lo so! Ma guardate! Mi porta dentro al cimitero, mi fa... Ti faccio morire così, scavalchi, sei già arrivato! Ma ha fatto completamente tutta nuda. Tutta nuda, nuda, nuda. No, con la mascherina. No. Era carnevale. Ma no! Mi ha fatto stregare sul cofano della macchina sua. La station wagon. Ma non lo so! Mi sono sdraiata. Motore era acceso e mi sono tutto ustionato qua davanti. Ho detto se si ciula così non ciulo più. Che sacca bruciosa! Mi sono girata poi. Perché se no stava male qui tutto bruciato per dire. Cosa che brucio! Cosa che brucio! Ma sul balcone ce l'ha la ringhiera? Oh, al mare, vado sulla ringhiera lì. Ma no! Ma non capisce niente! Piuttosto. Sei stata dal ginecologo? Cioè, sì, sono andata dal ginecologo. Ah, sì. Mi fatevi mettere la spirale! Ci credo, così non escono più mostri. Ma lo sai com'è comoda per le briciole quando finisce di mangiare? Brum, 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 brum. Ah, invece di lasciare le briciole sulla tovaglia, la sbatte tutta così. Ma la carichi anche? Eh? La carichi? Chi? La spirale? Sì, la attacco al muro quando No, io sono stata da ginecologo. Oh. Sono entrata, ma... Cosa fa? Tu devi andare al neuro, altro che al ginecologo. Ma fa la spesa! Ma no, al neuro! Non al neuro, quello per i... Ma vada via, se bene, ma io non so. Allora entro, mi fa... A volte ti capisco quando stai zitta. Sei preside? No. Bidello. Federica, che devo scappare! Allora... Sono entrato e mi fa divarichi le gambe, mi ha messo sul lettino, mi fa divarichi le gambe. C'ho il timpano che non funziona più di qua. Allora lo fai vedere da ginecologo. Ma no! Divarico le gambe,
mi fa, non è sufficiente, sono mica un compasso, le ho detto, più di così non slargo, c'ho i linguini, divarico le gambe e mette sul guanto, potrebbe lavare il piano, ma no, c'ho la faccia della lavastoviglie, mette sul guanto e infila tutto il braccio dentro nel pozzo di San Patrizio, il ginecologo era un DJ, faceva così, Mixing for you. A un certo punto mi sono stufato, 3 ore che stava lì a girare, ho stretto le cosce. Lui ha tirato fuori il braccio, gli ho fregato l'orologio! Te! Sono arrivata! Te! Sono arrivata a casa, sentivo tic-tac, tic-tac, tic-tac! Era l'orologio! Nella fregia, oddio! Meno male che non era cucù, se ne usciva l'uccellino. Sì, perché uno va in giro con cucù le pigne sotto e l'ascolto. Se l'ho visto io. Ma pensa a te con cucù, ma pensa a te. Cucù, cucù, tizzati. Ma se non mi parlare di cucù che devo andare a casa a mettere la calzettina con la sapa. Perché? Perché è sporca. Ma com'è sporca? Ma pensa a te, comunque io vado. Adesso. Anch'io vado, guarda, mi asterisco. Ti asterisco. Sei. Non è che è un nipote che c'ha un bar? Sì, non c'è. Più delle 6. Ma sì. Che sono arrivata. È tutta la famiglia che è rimbambita lì, non è che sono... Ieri ha fatto una piovuta a casa mia. Dove, ma va? Pioveva a catarrate. Non si vedeva niente. Se a catarrate, sei per forza. Vabbè, comunque ti saluto. Ti trovi bene con l'idraulico lì? Oh, se lo bevo digerisco. Taci a proposito di... Ma mi sei catturato il lavandino. Chiuda su! Si è catturato il lavandino, ho preso la guaglia. Guaglia. È infettivo sta roba? Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Dov'è stavo dicendo? Cosa stavo dicendo? Sei andata in vacanza. Ah no, che... Ho preso la ventosa per il lavandino, ho pigiato, ho tirato su forte, si è mica staccato il lavandino col tubo sotto. Federico! Il problema non era mio, era quello del piano di sotto per lavare, doveva prendere la scala per lavarsi. Meno male che non era il cesso, sennò la pisciare la parabola dopo. Sì, perché se stava anche il cesso, capito? No, vabbè, vado. Sa che vado, domani parto, vado a Roma. Ma va? Sì, vado a Roma con l'aereo. Avvisale che vai. Dove lo prendi l'aereo? Davanti o dietro? No. Ieri, l'anno scorso ho conosciuto un signore americano vestito bene. Ma va? Si chiamava Stewart. Su tutti gli aerei c'è uno Stewart. Tutti i parenti! Ma no! Oh, stanotte ti ho sognato. Ma va, che bello cos'è. Dimmi che lo gioco al Super Enalotto. Dimmi. Eri tutta marrone. Sì. Poi ho tirato l'acqua e non c'eri più. Non sei stato capace di giocare. No, facciamo finta tu che non adesso sei capace di facciamo giocare. Finta che te adesso andavi a fare la spesa, sì, e mi trovavi uno che ti vendeva il pesce. Dai, stiamo ancora in questa maniera. Io faccio la signora. Sai com'è che ti volevi chiamare? Madonna. Se io continuo a fare la donna, fra un po' esco da donna anche dal teatro, ne siamo avanti così. Sono entrato proprio nella versione donna. Oh, bestiale questa roba qua che si scivola. È lo scivolo, se no non si chiamerebbe scivolo. Lo sai che il mio gatto a Capodanno spara le micette? Ma va? Ma veramente? Caspita. E sai dove l'ho trovato il mio gatto? Dove l'hai trovato? In un fiume. Perché? Era un mincio. Dai, tu eri una signora che arrivava. Dai. Io ero un pescivendolo che arrivava. Sì. Io ero l'unico pescivendolo. Sì! Ho capito! Io cambio casa, ma io con te non ti però, davo più. Però non ti arrabbiare. No, io mi sto arrabbiando. Perché tu vuoi fare in un vaso di pace? No, dura 3 ore e mezza per fare la pace con te. Dai, io faccio te, com'è che allora non ti volevi chiamare? Io ero l'unico pescivendolo che a carnevale aveva visto un pesce spada vestito da Zorro. Io faccio la signora che va al supermercato. Io ero ben avviato come pescivendolo, rimaniamo ancora in questa maniera che dopo canzo.
Domani gioco con i tedeschi che non capisco.